Tre giornate di festa, intrattenimento, musica dal vivo e stand gastronomici. Dopo successo delle passate edizioni, torna dall'8 al 10 luglio la manifestazione Tagliatella al Castello, un'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale La Stele nel suggestivo borgo di Novilara. Con quasi 8.000 presenze e oltre 600 kg di tagliatelle fatte a mano, l'evento è diventato una realtà sempre più importante per il territorio. La festa, che è nata dalla volontà di far rivivere le tradizioni, offre la possibilità di assaggiare piatti della tradizione culinaria dei borghi pesaresi in un contesto che unisce arte e buona musica alla dolce suggestione del paesaggio dei colli. Il programma di Tagliatella al Castello propone spettacoli di strada, rappresentazioni teatrali, video e concerti di tutti i generi. Quest'anno Novilara ha una grandissima edizione, è la quinta, quindi siamo molto orgogliosi di essere arrivati fino qua. Le novità sono tante, e innanzitutto dalla proposta appunto di location, di situazione, in quanto porteremo tutto all'interno delle cinta murarie. È una cosa nuova, una sfida, vogliamo vedere appunto, abbiamo studiato degli spazi in modo diverso dagli altri anni e vogliamo appunto che la gente viva a pieno l'intero castello, l'intero borgo di Novilara. Già partiamo venerdì, domani sera, con un ospite d'eccezione. Sì, partiamo forte, Paolo Cevoli, che è un grandissimo ospite per noi, un onore, e verrà qui nella serata appunto intorno alle 9:30-10 e farà un suo splendido spettacolo. Sabato e domenica invece? Sabato e domenica invece sono... la domenica è una serata più legata alla tradizione, quello che era la festa anche 30 anni fa, quindi più legata al liscio e al dialettale, al teatro del dialettale, e invece nel sabato abbiamo trovato questa collaborazione col comune di Pesaro, dove faremo una serata dedicata a Rossini, a Gioachino Rossini, non tanto come compositore musicale ma anche come esperto gastronomo gourmet. La festa è aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi. L'ingresso ad un costo di 2,50 € per gli adulti e gratuito per i bambini sotto i 14 anni. Abbiamo dei bus navetta da Pesaro che partono dalla Pala di Pomodoro e seguono lungo Viale Trieste, poi passano per la stazione del treno e vengono su direttamente fino all'ingresso del castello. Quindi speriamo veramente di offrire il massimo a ogni fruitore che voglia entrare all'evento e vivere con noi quelle serate.